Tornano a crescere le donazioni di sangue da parte dei ferraresi dopo l'anno critico che è stato il 2018. È il risultato positivo emerso sabato 14 dicembre 2019 durante l'assemblea di fine anno che Avis Provinciale ha organizzato a Bondeno nella Sala 2000. L'Associazione dei Donatori di Sangue è una realtà importante su tutto il territorio ferrarese, molto presente, e lo ha voluto dimostrare durante tutto l'arco del 2019, anche con tante iniziative organizzate dalle varie Avis dei comuni ferraresi e con il provinciale. I presidenti delle Avis nella provincia ferrarese però vogliono anche ripensare a come gestire la raccolta di sangue, puntando sulle prenotazioni online. Ma il dato più importante comunque è che la solidarietà dei ferraresi è tornata a crescere. È stato un 2019 con delle notizie positive, sono aumentate le raccolte, ci sono alcune criticità però ad esempio nella provincia, diciamo, nella raccolta di sacche di sangue. Allora, per fortuna il 2019 è andato molto meglio rispetto al 2018, il 2018 era stato pessimo in termini di unità raccolte, il 2019 sembra che si possa concludere positivamente, con momenti diversi, nel senso che nella nostra unità di raccolta di Ferrara abbiamo un segno molto positivo, nell'unità di raccolta invece esterna, i punti di raccolta esterni, dei risultati un po' negativi. Significa che dobbiamo lavorare diversamente con i nostri donatori, dobbiamo cercare di coccolarli meglio, di dargli un servizio migliore, dobbiamo fare in modo che la prenotazione si sviluppi maggiormente. Ma perché dico questo? Perché se i nostri donatori si prenotano, arrivano, donano e poi se ne vanno via, ecco che non perdono tutta la domenica mattina e forse diamo un servizio migliore anche a loro e riusciamo ad incrementare anche le raccolte nei punti di raccolta del territorio. Secondo lei nel 2020 uno che volesse donare in provincia ci sarà questa possibilità ma potenziata? Ora, è già presente così già oggi, nel senso che chi si vuole prenotare lo può già fare, non in tutti i punti di raccolta ma in buona parte di questi sì, a Bondeno lo può fare, a Centro lo può fare, a Copparo lo può fare, a Porto Maggiore anche, a Ferrara si può già fare, in altri punti di raccolta no, per cui la speranza è che questo possa avvenire e quindi organizzando questo tipo di servizio è che magari la domenica mattina i donatori arrivano, donano, si mangiano la loro pastina e poi se ne vanno a fare magari un giro in qualche luogo a loro piacevole. Già tutti i miei donatori, i nostri donatori di Bondeno sanno che ci si prenota dappertutto, adesso no, perché poi il vantaggio maggiore viene ad averlo il donatore. Prima succedeva che io alle 7 del mattino andavo ad aprire, quando già si comincia poi alle 8, avevo 10 donatori lì davanti a aspettare. Dice vado presto, faccio prima, non è vero perché poi stavo lì 2 ore. Adesso il donatore deve solo andare sul sito Avis, Avis Bondeno, vede una tabella con tutti i giorni di prelievo per un mese o due e gli orari anche, l'ora precisa. Noi ogni 5 minuti abbiamo una prenotazione, partiamo dalle 8 alle 11, 8, 8, 5, 8, 10, 8, 3. Il donatore non fa altro che individuare il giorno e l'ora, poi mi mando una mail, sms o mi telefona, io glielo blocco. Lui arriva lì, perde la sua mezz'oretta, noi abbiamo già delle prenotazioni per gennaio, per febbraio addirittura, che lo sanno che possono venire in quello e si prenota. Tra i progetti per il 2020 più importanti per Avis, oltre al potenziamento delle prenotazioni, c'è la ristrutturazione della sede Avis di Argenta, rimandata per motivi burocratici. Ma sono tanti i progetti in atto, anche quelli in ambito sanitario. Molto importante il progetto pilota portato a termine a Ferrara, che dà una nuova opportunità importante, un diritto che si può richiedere per evitare rischi. L'obiettivo è quello di cambiare completamente il punto di attenzione dalla trasfusione, quindi tratto il paziente anemico, tratto il paziente che si trova in condizioni di anemia prima dell'intervento, dopo, durante l'intervento e dopo l'intervento, utilizzando la trasfusione, preziosa, risorsa preziosa. Invece il cambio di paradigma, quindi cambiare completamente la visione, mettere il paziente al centro e cominciare a gestire l'anemia del paziente ancora nella fase preoperatoria. Quando il paziente viene visitato dal chirurgo, attraverso un semplice questionario vengono colte le condizioni di rischio, quando sei in preoperatorio ti fanno gli esami e viene identificata l'anemia, il paziente prima di essere sottoposto all'intervento viene mandato concretamente a fare un ciclo di terapia endovenosa con dei farmaci nuovi che con una massimo due endovene riportano il paziente ad un livello di emoglobina
normale e quindi in grado di sostenere l'intervento in sicurezza. Questa è la fase più importante, mettere il paziente sul tavolo operatorio che non sia anemico, perché l'anemia è stata evidenziata come una controindicazione assoluta all'intervento chirurgico ed è un fattore di rischio importante sia per complicanze post-chirurgiche e per la comparsa di infezioni post-chirurgiche che sono la nostra bestia nera. Tra le altre novità del settore, che però per Avis non lo è, il bilancio sociale. Noi abbiamo seguito lo schema che l'Avis regionale ci ha distribuito a tutta la regione, siamo stati i primi a portare questo esempio a livello regionale e abbiamo avuto la soddisfazione proprio in questi giorni di vedere non solo il nostro bilancio sociale pubblicato che presentiamo oggi qui a Mondeno in occasione dell'assemblea provinciale di tutti i presidenti comunali di Ferrara, ma anche quella di aver avuto la diffusione a livello regionale del nostro bilancio attraverso appunto l'Avis regionale che io rappresento come ferrarese, come Avis Ferrara. E quindi questa è una soddisfazione, ma perché questo? Perché la nostra Avis provinciale da anni produce e fa il bilancio sociale, quindi abbiamo una esperienza notevole in questo campo e adesso che diventa obbligatorio per legge 117 è chiaro che tutti devono misurarsi con questo strumento. Noi fortunatamente avevamo cominciato prima. Avis Mondeno ha ospitato l'assemblea di fine anno 2019, un'occasione importante per il territorio. Sul territorio ferrarese sia una delle più grandi e più importanti per il fatto che abbiamo oltre 500 donatori. 500 donatori iscritti, attivi 480, e andiamo a raccogliere più di 1000 sacchi all'anno. Questo è un risultato sicuramente importante. Per una realtà come Mondeno 1000 sacche sono davvero tante. Abbiamo un bel gruppo. E poi importante è il gruppo giovani. Nuove adesioni, già quest'anno abbiamo fatto 30 nuovi donatori. Per cui ed è qui che lavoriamo. Lavoriamo molto nella scuola e nello sport, nel mondo dello sport, perché poi è questo il bacino dove porta maggiori risultati. Noi quest'anno contavamo di arrivare a superare le mille sacche, siamo lineati con quelle dell'anno scorso, perché è sempre più faticoso. Lei consideri che nell'arco dell'anno mi escono più o meno una quarantina di donatori per limiti di età, anzianità, eccetera, e quindi rimpiazzarli non è facile. Come donatori quest'anno ci sono anche delle novità per quanto riguarda dagli arrivi, diciamo, dalle scuole superiori. Sì, sono veramente soddisfatto di questo, nel senso che i nostri sforzi all'interno delle scuole superiori e dell'università stanno portando dei risultati positivi. Più di 1000 nuovi donatori, quasi tutti ragazzi che vengono dalle scuole e ragazzi che arrivano dall'università. Questo significa che i ragazzi sono sensibili a messaggi positivi come quello della solidarietà e quando gli si chiede il loro aiuto, gli si spieghi il perché c'è bisogno del loro aiuto, rispondono e questi sono i risultati. Il 2020, secondo il Presidente, che anno sarà? Io spero che il 2020 sia un anno bello intanto per tutti quanti, un anno positivo per l'associazione ma un anno di felicità per tutti i cittadini ferraresi.